Lo so, a Racing Story vi mancava e quindi eccovi accontentati con un episodio speciale. Siamo a Cremona per il MES, la stessa gara alla quale avevamo partecipato insieme a Ducati l'anno scorso con la moto completamente originale. Vi ricordate la mega battaglia con Perotti? Pensate che quest'anno ci sarà la rivincita, perché anche il buon Perez ha sfruttato l'occasione insieme al suo team SB Corse Aprilia per allenarsi in vista del Round 4 National al Mugello. Finirà come l'anno scorso o Perotti riuscirà a prendersi la sua rivincita? Di nuovo V4 contro V4, Aprilia contro Ducati, Pirelli contro Dunlop. Che vinca il migliore. E dopo le due gare di National si riparte con A Racing Story qui da Cremona per il tentativo di record ufficiale dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso con la V4S completamente di serie. Sarà tosta perché fa un caldo porco, l'anno scorso c'erano condizioni migliori, oggi ci sono una cosa come 30-31 gradi, veramente ragazzi è mortale. E adesso senza indugiare andiamo in pista e vediamo un po' come siamo messi. Grazie mille, testa di... Vi ricorderete il casino che è successo con Mantovani nel passato, dove avevo la GoPro in mano che l'avevo staccata dalla moto e ero lì e riprendeva e è successo un pieno. Quindi da quel momento lì non le ho mai più portate in situazioni del genere, ma i miei videomaker hanno ovviamente indicazione di riprendere tutto quello che succede. Io incazzato dopo i crash, durante i crash, dopo le gare belle, dopo le gare brutte e anche in queste situazioni. Quindi è per quello che avete visto queste immagini. Guardate, io non ho veramente parole. Sembra che io attragga le dita demolizioni. Come avete visto, c'è stato un misunderstanding. Una roba del genere ci riprovi altre 150.000 volte, non succede. E soprattutto io, essendo con la faccia sdraiata sul corno a 60 gradi, non so più cosa fa quello a destra. E non capisco come sia possibile che sono stato centrato sulla parte posteriore. Comunque, niente di grave. La tuta nuova l'abbiamo battezzata, le carene nuove le abbiamo battezzate. Quindi adesso subito qualifiche, nonostante questo inconveniente. Mettiamo su l'SCQ, che è la nuova specifica di Pirelli, come avevo raccontato l'altra volta, che insomma dà quel qualcosina in più rispetto alla X, ma è ancora comunque gomma da gara quando fa molto caldo, potrebbe essere una scelta interessante, e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori rispetto all'anno scorso, contando appunto che, ripeto, caldo atomico. Thank you.
e stai facendo curva. Tu vorresti mollare, andare alla corda, con la moto che ti dà una mano ad andare alla corda, invece stai sempre, cioè la curva è qua, ci sei tondo, non riesci a fare questo e poi questo. Eccolo! Salva, volevo venire a trovare. Ah sì? Sì, venivo a trovarti adesso. Ho rischiato prima della gara per caricarti bene. Ho rischiato tantissime volte. Di nuovo. Ma che cazzo vuoi? Stiamo facendo un po' di prove per arrivare belli belli al Mugello, che lì bisogna vincere, perché sennò bisogna vincere chi? Te o io? Io. Quanto cazzo giri nella 24 ore? Cioè, se provi a dire che non giri in moto. No, 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 non l'ho mai usato come scusa. Ah, ok, vabbè. Fammelo accarezzare anche a me. Carezza, carezza. Devo rifarti la stessa domanda. Giochetti chiari da bel ragazzo. Abbraccio, abbraccio. E mi hai fatto 33-0 così. È un bel casino questo. 13 giri, 3 giri in più del National, quindi... Che vuoi dire? Potrebbe essere un vantaggio. Dai, vedi ragazzi, pronti per gara 1. Pronti, so già che verrà fuori una gara stratosferica, lotta all'ultimo sangue con il Peroz esattamente come l'anno scorso. E mentre ci stiamo scaldando e schierando, sarebbe molto carino da parte vostra un bel like, una bella iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, e solo in caso vi sia piaciuto il video, un bel commento. A parte questo, c'è una novità molto importante: Peroz ha l'iCam, esattamente come in Formula 1, sarà una figata. Se vi piacerà, la inserirò anche nel National, quindi fatemi sapere. Ben ritrovati in Cremona Circuit, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Luca Salvadori parte dalla pole position, al suo fianco c'è Fabrizio Perotti. Si accendono i semafori, si spengono, via! È entrato Perotti subito. Perotti davanti a Salvadori, vediamo subito Luca, se c'è contro sul passo. Prova subito, immediatamente è ripassato. Pronti via, siamo partiti con il botto. Sorpasso contro sorpasso. Adesso il Perotti è davanti, non gli farei però fare il passo, quindi in caso avessi l'occasione nel primo rettilineo, dentro. Largo Perotti, Salvadori già inizia a riallinearsi, ma sicuramente non se ne andrà, anche perché i tempi sono diversi. Eccolo lì, forse adesso lo svernicia, lo passerà davanti, di fronte Salvadori, vediamo se c'è il sorpasso. Dici di no. Che staccatona, Andre, però forte, ha frenato forte. Frenatona di Luca Salvadori che passa davanti a Perotti mentre sta praticamente ultimandosi quello che è il primo giro. Mamma mia che staccata in fondo al dritto, esattamente come l'avevamo programmata, bam, dentro, e adesso mi tocca fare il passo. Proverò a dare uno strappettino a vedere se riuscirò a mettere un pelino di gap tra me e Fabri, e a quel punto proverò a gestire, ma la gara è lunghissima e soprattutto contro una vecchia volpe come lui sarà molto tosta. Thank you.
tutti vicinissimo a Salvadori. Bellissimo, bellissima sfida. Mamma mia, Perroz, che rischio mi ha sfiorato di tanto così. I più attenti si saranno accorti che nelle GoPro si sente molto più vento rispetto al solito. È perché durante la gara c'erano raffiche di 30-40 km orari e in fondo al dritto ce l'avamo contro, quindi la staccata viene anche più facile. Invece prima del curvone del rettilineo era in poppa, mettiamola così, e quindi era molto difficile fermarsi. In ogni caso, a sto giro è andata bene, io per adesso continuo a fare il mio passo. Niente, Perroz non si stacca da lì. Perde qualche volta in qualche punto, facciamo un po' di elastico, ma non molla nulla. A questo punto gliel'ho data su, anche perché ho chiesto molto alle gomme e sento che inizia a fare un po' più fatica a portare la corda, faccio un po' più fatica a farla girare. Quindi ho alzato il ritmo e adesso aspetto una sua mossa. Anche perché lui per adesso è riuscito a studiarmi molto bene. Tocca a me. Che infilata che mi ha fatto Perroz, veramente bravo. Qui io facevo una fatica pazzesca sempre per il vento. Quando butto da terza a seconda non mi trovo molto a mio agio, soprattutto in questa curva. E dato che siamo amici, addirittura ha alzato la mano per scusarsi. Perroz, in pista non ci sono amici, quindi hai fatto benissimo, cattivo così, e adesso proverà di sicuro il tirotto. E non bisogna farlo andare via, devo spezzargli assolutamente il ritmo. Anche perché con Dallo verso il finale della gara forse avrà qualcosa di più, come abbiamo visto un po' in tutte anche le gare del National. O anche no, insomma, stiamo a vedere.
Avete visto? Si è chiuso lo sterzo per un nanosecondo. L'ho salvata. Questo è un po' il problema che ho avuto durante tutto il weekend. Nelle curve da seconda, quando porto tanto freno e vado ad aprire il gas, mi prende sotto. Non bisogna fatturare, mi raccomando, una gara di allenamento. Se ce la faccio a starci dietro, bene, altrimenti buona. Per adesso, in questo finale di gara, Peroz ne ha un pochino di più. Non riesco a capire se anche lui è al limite oppure sta gestendo. Stiamo a vedere. Che colpo di scena, Peroz lungo, proprio in quella curva dove ci eravamo quasi incrociati a inizio gara, l'ha tradito. In effetti probabilmente stava tirando, stava cercando di andare via e si vedeva perché in poche curve mi aveva preso qualche decimo. Sono le gare, Peroz, grazie, io me ne vado verso l'infinito e oltre e niente, adesso bisogna solo gestire, stare calmi, arrivare in fondo e portarla a casa. Ma quello è Perotti ancora nella ghiaia? Com'è possibile? Cioè, sono passati ormai 4-5 giri. Bene, questo è quello che pensavo mentre ero in moto. Poi a fine gara si è scoperto che si era un po' mezzo preso con il povero Alessandro Usai, che pensate è un ragazzo di 15 anni che corre sulle 1000 qui nel MES e si stava lottando la seconda posizione per il suo campionato. Cioè io a 15 anni giocavo ai Pokémon. Vabbè. Sorvolando, grande sfiga per Fabri perché quando era con me appunto è stato il vento che l'ha spinto e ha sbagliato le misure, ma in quel caso non gli è proprio entrata la marcia e quindi si sono portati fuori. Mamma mia che faticaccia, voi non avete idea di come sono arrivato alla fine. Abbiamo scelto una mescola probabilmente troppo morbida per queste condizioni, perché come potevate vedere dal cielo c'era proprio aria di tempesta, freddissimo. Siamo partiti che c'erano 23-24 gradi e siamo arrivati che c'erano 16-15, e questo ha fatto la differenza perché alla fine non stavo più in strada. Se ci fosse stato Fabri non so come sarebbe andata a finire, ma sarebbe stata molto più tosta. In ogni caso le gare sono anche questo, prende porta a casa una bella dose di adrenalina in primis, ma di fiducia in secundis, e quindi siamo pronti per il National Round 4 al Mugello. Chissà il V4S1100 come andrà nei sali scendi di quella pista fantastica. So quanto ha girato il buon Pecco Bagnai esattamente con questa moto lì dentro, non so se essere contento o essere preoccupato. In ogni caso faremo un test prima della gara, quindi incrociamo le dita e vediamo se riusciremo a rifare il 51 che abbiamo fatto con la V4R. Molto tosta, ma ci proveremo.